Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono un pochino emozionata, infatti non è la prima intro che registro, le ho già fatte altre, ma tipo mi stavo impappinando, perché ho deciso di registrarvi l'home tour della mia casetta, quindi farvi vedere come l'ho arredata, ma questo sarà il primo e ultimo home tour in questa casa. E riguardo questa cosa ci tengo a fare una brevissima premessa. Che per chi segue i miei video regolarmente sarà già sentita e risentita e risulterà molto noiosa, infatti vi invito a skippare questa parte, o anche semplicemente se siete interessati all'arredamento. Andate avanti, però ecco, per chi magari apre questo video e mi vede per la prima volta, è utile sapere un paio di cose. Nelle prossime settimane, e in realtà ho già iniziato con alcune parti della casa, continuerò a svuotarla perché ho deciso di metterla in affitto e qui vi spiego il motivo. Allora, calcolate che questa casa è nel Lazio, io sono di questa regione, però ho iniziato a cioè iniziato, è da circa un anno e mezzo che convivo con il mio fidanzato, che anche lui è di questa regione, ma lavora in Puglia. E dopo anni di relazione a distanza, dove facevamo un po', andavo giù io, un pochino veniva su lui, abbiamo deciso appunto di concretizzare e andare a vivere insieme. Io circa una settimana al mese torno sempre qui perché ho la mia famiglia qua e in genere anche lui torna spesso perché appunto anche la sua famiglia è qui. E quando torno adesso ultimamente non sento più l'esigenza di stare qui in questa casa che tra l'altro è parecchio grande da sola, proprio perché i miei non li vedo mai e mi fa piacere passare quanto più tempo possibile con loro, anche perché mi fermo pochi giorni. E quindi non ha veramente più senso tenere tutta questa casa così e soprattutto tenerla arredata, piena di mille cose che in realtà mi potrebbero essere molto più utili giù. In Puglia e tipo libri, insomma, tutte le mie cose. Quello che ho pensato di fare effettivamente adesso è di mettere in affitto questa casa mentre la cameretta che sta a casa dei miei genitori, che è arredata ancora con i mobili, insomma, di quando ero piccola, quindi è rimasta molto infantile, stravolgerla completamente e farla diventare una vera e propria camera da letto, quindi con le classiche cose che sono in una camera da letto, più aggiungere anche una scrivania, che sarà appunto il mio punto di lavoro quando sto lì a casa dei miei genitori e sarà anche il punto di appoggio per quando viene il mio fidanzato, quindi ci fermeremo direttamente lì in quella camera. E in più ho pensato che un domani, quando e se dovessimo avere dei figli, sarà proprio più comodo avere semplicemente quel punto piuttosto che un'intera casa. Magari starete pensando, non è meglio se è lui a trasferirsi qui nel Lazio, visto che anche le vostre famiglie stanno qua e trovare un lavoro qui. Purtroppo sì, cioè sarebbe bellissimo, ma purtroppo non è possibile né adesso né in futuro, perché appunto lui qua proprio non può lavorare. Non c'è il lavoro che fa lui qui in questa zona e adesso deve stare lì in Puglia per non so bene quanti anni, non lo sappiamo, e poi non sapremo neanche fra un po' di anni dove andrà a lavorare, perciò è tutto in dubbio. Comunque, premesse finite, ora vi faccio vedere la casa. Non sono stata a fare quelle pulizie profonde perché non avrebbe proprio senso, perché tra un po' di giorni inizieremo proprio a smontare mobili, a spostarli, quindi non ha senso pulire e lavare per terra, per dirvi, ma è comunque pulita perché rimane sempre chiusa e non la utilizza nessuno. E in più ho fatto quella anche un po' di home staging, quindi ho inserito alcune cose che avevo già tolto. Per farvi un esempio, la coperta, che è una coperta, diciamo, leggera in cotone che utilizzo in primavera qui per stare sul divano, ma che avevo già piegato e messo con il cambio, di stagione già in scatolato che devo poi portare giù in Puglia. Però l'ho ripresa perché comunque è carina, messa qua sul divano, visto che tanto devo fare un video ricordo, mi fa piacere mostrarvela al meglio. Poi, che altro dirvi? Io ho cercato di personalizzarla al meglio in tutti questi anni passati in cui ci ho vissuto e inizialmente non era così, però perché
Per esempio anche le pareti, queste pareti che vedete di questo colore le ho tinteggiate io, tipo 2 annetti fa, credo, e prima quando ho fatto fare i lavori di ristrutturazione, che poi magari ve ne parlerò meglio quando vi faccio vedere la casa, avevo scelto un colore sulla palette e il muratore appunto ha tinteggiato le pareti di un bianco, ma già essendo molto grande l'ambiente risultava super freddo e asettico e a me quelle case proprio da copertina non è che piacciono molto e però essendo appunto alle prime armi con l'arredamento mi ero lasciata molto purtroppo ispirare da Instagram e quindi alla fine magari vi aggiungo anche delle foto mentre vi faccio vedere le varie parti. Alla fine avevo fatto tutto bianco, super bianco e avevo messo tipo i quadri di Desenio che per carità sono carini, però per come l'avevo arredata io era una casa totalmente impersonale. Poteva essere mia, poteva essere di qualcun altro, non l'avreste detto voi vedendo la casa, mentre così invece sì, perché ci sono proprio tutte le mie cose. Quindi come mi giro vedo cose a cui io sono affezionata, vedo foto, quindi ho tolto tutti i quadretti di Desenio e ho inserito tutte foto perché effettivamente facciamo tante foto bellissime con i nostri cellulari, ma poi quando c'è da andare a scegliere un quadro preferiamo una stampa di Desenio che ripeto non c'è nulla di male, ci sono delle foto bellissime, però sono sicura che sul nostro cellulare abbiamo delle foto altrettanto belle. Poi, ultima cosa, il tour sarà solamente di questa zona living, quindi partiremo dall'ingresso e arriveremo qua, vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Non ci sarà il tour delle camere, del bagno perché non c'è proprio effettivamente nulla da vedere. Nella camera c'è solamente un letto e l'armadio che poi porterò nella camera a casa dei miei genitori, ma lì non ci sono proprio stata ad investire più di tanto. Quindi ho comprato un armadio e un letto nuovo, non ci sono neanche i comodini, usavo delle sedie uguali a queste che ho qui nella sala e basta. Oltre a questo effettivamente non c'è nient'altro, neanche il comodino. Il bagno anche non è stato proprio ristrutturato, è rimasto un bagno un pochino più vecchio e nelle altre stanze non c'è niente di che perché non avevo proprio bisogno di riempirle, non mi serviva tutto questo spazio e nella camera singola non l'ho arredata perché c'è solamente una lavatrice, diciamo un po' una lavanderia, ma neanche arredata, c'è solamente la lavatrice e qualche altra cosa che appunto mi serviva proprio per fare il bucato, per stendere i panni, proprio cose non interessanti e quindi però vi faccio vedere invece tutta questa parte dove invece sono stata molto più creativa e appunto ho creato proprio una zona che rispecchia i miei gusti. Adesso prendo la videocamera e partiamo. Allora, adesso io sono in sala, ma direi di iniziare il tour di là e vi faccio vedere quindi tutta questa zona dell'ingresso. Sulla destra c'è subito la porta di entrata. E poi proseguendo dritto si va alle varie stanze. Qui subito sulla sinistra c'è la prima stanza che è una stanza singola e che ho adibito a lavanderia, appunto non avendone bisogno. Poi lì dove c'è lo specchio, sulla destra c'è un'altra porta dove c'è una dispensa e ha proprio tutta la larghezza di questa parete. E il mio fidanzato lì ha fatto tutta una scaffalatura a muro. E appunto sui vari scaffali io ci metto tutti tipo gli inscatolati, insomma tutte cose di cibo appunto a mo' di dispensa. Poi proseguendo dritti, andando lì oltre il termosifone, se si gira sulla sinistra c'è il bagno sempre sulla sinistra e le altre due camere che vi ho detto prima, le due camere matrimoniali sulla destra, quindi c'è prima la mia camera e poi c'è l'altra camera che è veramente inutilizzata proprio e viene sì, utilizzata a mo' di deposito. Qui sulla destra c'è la porta di entrata, quindi come entrate trovate subito questo piccolo angolo dell'ingresso. Allora, qui ho messo questo mobile che è una scarpiera di IKEA e la linea Hennes e poi ho fatto fissare da mio padre al muro questo specchio.
Mi piace molto il contrasto di questo bianco sporco, rimane comunque un bianco bello caldo questo del mobile, con questo colorino. Cercavo proprio un colore che si potesse abbinare al laminato. È un laminato e l'ho scelto in questo color, tortora, diciamo, è un marroncino grigio. Quindi a seconda dei colori che voi ci abbinate, tira fuori di più o il rosso e il marrone, oppure il grigio e il tono, quello proprio freddo del grigio. È un bel colore che cambia proprio a seconda dell'arredamento che scegliete. E vabbè, a parte questo, vi faccio vedere di qua invece poi, quindi questa è tutta la profondità di questa dispensa, di questo sgabuzzino che sta di qua. In questa parete ho deciso di mettere questa panca che avevo preso anni fa su Amazon, non so se si trovi ancora. Poi ho messo questi due cuscini di IKEA, comunque vedete il colore, questo è un color salvia e verrà ripreso molto spesso nell'arredamento perché mi piace proprio il mix tra tutti questi colori, quindi il tortora, il marroncino, il grigio scuro, il bianco e il salvia. Vedete qua sopra abbiamo due svuotatasche, i Kleenex e poi di nuovo questo colore salvia. La piantina è finta, ovviamente tutte le piantine ora che vedrete in giro per casa sono finte perché appunto non vivendoci non posso metterle vere, se non quelle del balcone che invece sono delle piante grasse. Poi qui sono andata a mettere una mensolina, sempre di IKEA, di quelle appunto per appoggiare i quadri e poi gli ho messo una piantina, questa l'avevo presa da Maison du Monde, credo, ma anche questa anni fa. Una candela sempre di Maison du Monde che non profuma niente, però l'ho messa qua che riprende sempre i soliti colori e mi piace molto. E poi sono andata ad inserire qua, ora le vedrete spesso in giro anche per la sala e nel corridoio, tutte queste cornici con il contrasto, cioè con il profilo nero, che creano appunto contrasto. Non le volevo mettere di nuovo bianche perché altrimenti veramente si andava a creare poco contrasto. Invece così secondo me stanno molto carine. Le ho prese da Maison du Monde e dentro invece di una singola foto, questo è il formato A4, sono andata ad inserire tutte foto che in realtà io avevo già e che sono foto che aveva stampato mia mamma di quando ero piccola io, appunto con tutta la mia famiglia, tipo qua ci sono io piccolissima, con mia nonna che non c'è più e mia mamma qui quando aveva nevicato e questa è la campagna dove abitano i miei genitori. Ma era proprio all'inizio, appena l'avevano comprata e calcolate che qui ora ci sono tutti ulivi che ha piantato mio padre e qui però vedete che ancora non c'erano, quindi è proprio bellissima. E anche la palette colori, cioè è fantastica. Potete mettere una stampa qualsiasi che prendete online su internet con invece proprio le foto della vostra famiglia, bellissimo. E ho cercato di fare la stessa cosa in tutta casa, quindi queste qua invece non sono formato A4, ma sono proprio più quadrate, prese sempre da Maison du Monde. E qui calcolate che non è che appena l'ho arredata subito mi era venuta questa idea di mettere queste cornici, avevo messo dei quadretti molto più piccoli di desenio che però, cioè vi dico proprio la verità, ogni volta che entravo in casa questo ingresso era super freddo e impersonale, pavimento freddo con le pareti chiare bianche rendeva tutto veramente gelido, artico e quindi con il tempo ho capito che dovevo fare le pareti un pochino più scure. Questo colore, se ve lo state chiedendo, magari se vi piace, vi dico anche che colore è, mi metto qua intanto mi inquadro, è della Caparol e si chiama Amber 20, Amber scritto proprio tipo come ambra in inglese però e lo so proprio a memoria perché le ho tinteggiate io e sono stata tipo giorni e giorni
a chiedermi quale fosse il colore perfetto e poi alla fine l'ho trovato e mi piace molto come colore. Qui sono andata a mettere tutte foto del mio fidanzato e di appunto i viaggi che abbiamo fatto qua quando stavamo in America, poi alcune foto con la moto e ho deciso di mettere appunto tutte le foto che avevo già stampato e metterle più di una perché così si crea molto più colore. Avevo anche provato a stamparne in realtà alcune grandi così, ma perdeva molto, cioè così rimane molto più colorato e nell'altro modo invece c'era solamente una grande foto e, che in realtà non mi faceva proprio impazzire. Avevo anche in realtà pensato di metterle in bianco e nero, solamente tre grandi, però vi devo dire che rendeva tutto molto più di nuovo da copertina e poco realistico. Invece così c'è proprio con i colori effettivi che sono bellissimi e non vedo perché li debba fare in bianco e nero. Ci spostiamo qui in questo corridoio per andare di là in sala e qui in realtà ci sono alcune cose che non mi piacciono. Visto che c'è tutta questa continuità senza nessuna porta, ho deciso di riempire un pochino i muri qua con dei quadretti, però lì poi dove ho messo quella cosa, cioè quella lavagna muro magnetica, che non mi piace per niente, vi devo dire la verità, lì avrei semplicemente chiuso il tutto con un muro e messo una bella porta. Sempre con il vetro in modo che faceva passare la luce, ma chiudeva un ambiente, lo rendeva funzionale perché poteva rimanere più caldo e poi di nuovo ecco appunto lo chiudeva. Immaginatevi qua una bella parete con una porta, questi quadretti e di nuovo si crea un ambiente che è solamente quello del corridoio. Allora, adesso vi faccio un overview generale di questo open space che sembrerà molto buio. Ecco, aspettate, fatemi vedere. No, sembra buio perché sto contro luce, ma ora mi metto nell'altra direzione. Comunque qua c'è una bellissima porta finestra molto grande e lì ho il balcone. Poi di qua ci sono altre due finestre belle grandi, sono delle finestre molto grandi queste. E poi di qua ho la cucina. Adesso mi metto spostata un pochettino, ecco più indietro, che così vi faccio vedere. Ecco, metto di qua. Vedete, qui ho messo il divano proprio a ridosso dell'isola che è in cartongesso, ma poi ora vi faccio vedere meglio più nel dettaglio. E quella è la cucina, immaginatevi lì appunto questa parete chiusa con la porta. Togliere quella lavagna magnetica, secondo me, sarebbe proprio perfetta. Però vabbè, pazienza. E poi di qua ho il tavolo con lo specchio. Allora, calcolate che questo open space l'ho creato io, cioè ho richiesto proprio ai muratori quando mi hanno ristrutturato casa, di crearlo perché questo corridoio era molto lungo, cioè è una casa vecchia questa, insomma, è stata fatta in passato quando andava di moda proprio avere quei corridoi lunghi. Infatti qua la parete veniva fino a qua e poi qui c'era tutto un muro. Questa parete qui aveva proprio un muro qua nel mezzo che veniva qui e che chiudeva tutta la cucina, che rimaneva molto buia. E qui c'era una porta per entrare in cucina. Qui ho fatto creare un'isola in cartongesso ed ho inserito dei cassettoni di Ikea. Questi, per esempio, io non li ho ancora svuotati. Vediamo un attimo in diretta che c'è dentro. Queste cose non so proprio dove metterle perché giù in Puglia già ovviamente abbiamo tutte queste cose che ci servono ogni giorno per cucinare e ce l'hanno anche i miei genitori, ce l'hanno anche i genitori del mio fidanzato. So bene quindi ora cosa ci devo fare. Lì poi ho messo una pattumiera, questa l'ho presa su Amazon, è molto comoda e appunto lì poi sono andata a scrivere con quelle targhette adesive che cosa ci dovessi buttare.
E poi calcolate che questa me la sono tutta progettata io. Avevo proprio creato un quadernino per progettare tutte le varie zone della casa e volevo proprio un'isola dove potessi fare colazione e potessi guardare di fuori, quindi avere tutta la luce. Non volevo l'isola quella tutta piena qua, per capirci, che non c'era proprio spazio neanche per sedersi. E quindi questo ripiano l'ho preso da Mondo Convenienza perché l'ho trovato molto simile al pavimento, però anche qui con l'esperienza ho capito poi che ho fatto un errore perché sarebbe stato meglio prenderlo tipo o in marmo o comunque con un pattern diverso da quello del legno, perché questo è orizzontale mentre questo è in verticale e questa cosa mi dà fastidio tantissimo esteticamente, ma comunque pazienza, è stata fatta e quindi me la tengo così. E però vedete che quanto magari sarebbe stato più carino farlo con un'altra tipologia di materiale, magari, ecco, invece che il legno. E poi anche lì i muratori mi hanno detto: ma sei sicura che la vuoi fare in cartongesso? Perché va attaccato per terra e avendo il laminato poi diciamo sarebbe stato un pochino problematico. In realtà è anche problematico avere il laminato dove c'è la cucina, ma vabbè, pazienza, volevo fare questa cosa, volendo avrei potuto anche magari fare il laminato e qua poi mettere un pavimento diverso, però siccome c'era l'open space, mi piaceva proprio avere tutto uguale. E poi, per esempio, avendo vissuto anche parecchi anni in Inghilterra, lì per esempio ce l'hanno proprio standard vabbè, il parquet, quello vero e proprio sotto alla cucina. Quindi ho deciso di fare questa scelta di arredamento anch'io. E nulla, allora qua c'è una finestra, lì ho messo questi quadretti, anche lì vi metterò la foto ora se la trovo, di che cosa c'era prima, quindi dei quadretti di disegno che avevo voluto mettere, ma così secondo me è molto più carina e personale, quindi anche questi quadretti sono un pochino più piccolini degli altri che avete visto, sono sempre quadrati e sono andata a mettere una foto di me e del mio fidanzato alle White Sands. In America, quindi ha le sabbie bianche, vedete che è tutto bianco e non è neve, è sabbia. E poi lì c'è una foto mia e lì là c'è una foto del mio fidanzato con la moto. Poi l'orologio invece l'ho preso da IKEA. Vabbè, qui ho messo dei fiori, sono finti ovviamente. In realtà la cucina, quando appunto la vivevo, era un pochino più vissuta, tipo c'erano delle piantine di basilico. Oppure lì c'era la frutta, invece adesso vedete il portafrutta senza la frutta. Su ho messo questo lampadario che sinceramente non mi ricordo, non credo di averlo preso su Amazon, o forse sì, non lo so, non mi ricordo. Poi qua avevo fatto, lì ho messo i faretti anche, dei faretti e poi questa luce che cade proprio sull'isola. E poi ho anche un'altra luce lì sotto, anzi, sapete che vi dico, accendiamola, eccola qua. Vedete? Che così almeno anche lì quando cucino rimane più illuminata la cucina. A me piace avere proprio tutto in bella vista, pronto all'uso e anche le spugnette, quelle che ci si puliscono, le superfici e i piatti. Ne ho una, per i piatti e una per le superfici, però mi piace averle qua in bella vista. Ho comprato questi cestini, che ce l'ho anche un altro, in bagno, nella doccia. E che sono molto comodi, li avevo presi da Risparmio Casa e perché essendo traforati così permettono anche alle varie spugnette di asciugarsi, ma mi piace averle lì in vista perché mi servono proprio ogni momento per asciugare e per pulire anche lì i saponi, cioè non mi importa niente se sono antiestetici, anzi vi dirò, a me piacciono anche, cioè così un po' colorati. Poi lì ho questo asciugamano piccolino per asciugarmi le mani, le presine. E poi tutti i mobili, la cucina è lucida, è bianca lucida fatta da IKEA e tutti i mobili sono fatti, vabbè questo no perché non lo uso così, vedete sono fatti così, quindi senza le maniglie.
Qui ho la lavastoviglie sempre presa da IKEA, mi ci sono sempre trovata molto bene, mi piace molto perché poi quando ha finito il lavaggio si apre da sola, quindi anche se non sono a casa si apre e si asciuga tutto da sola. Qui appunto tenevo la frutta, il tagliere, lì il toaster, poi tutti questi piccoli elettrodomestici li darò un pochino ai miei genitori e un po' ai genitori del mio fidanzato. Lì ci sono le capsule e questo è dei miei genitori, credo che glielo abbiano regalato alle nozze, tipo, e poi nulla, ecco, un singolo lavandino, tutte queste cosine poi le porterò via. Questa parete in realtà è diversa di colore, è un pochettino grigio più chiaro rispetto a questo che rimane più marroncino, ed era l'unica parete che mi aveva fatto il muratore colorata, mentre le altre appunto me le aveva fatte bianche, e già con questo colore che rimane un pochino più grigio, ecco, vedete che è diverso da questo qua che invece ho fatto successivamente io, e già qui mi sentivo di aver osato tantissimo con il colore, scegliendo questo grigio un pochino più scuro. E poi ecco, mi piaceva con il contrasto del bianco. Non ho scelto le maioliche da mettere dietro alla cucina perché non ho trovato nessuna maiolica, ecco, che mi piacesse, quindi mi sono fatta fare questa parete però smaltata e si può pulire con la pezzetta bagnata. E poi qua invece ho preso da Maison, no, da Leroy Merlin, questo pannello in vetro temperato che neanche a farlo apposta ci sta benissimo con questi colori, e perché così almeno questo poi lo posso pulire, la parte proprio che si sporca di più quando cucinate. E poi qua c'è il frigorifero, questo lo lascerò insieme alla cucina, non lo sto a portare via, dove vabbè, avevo messo un po' di calamite. E per la cucina direi che vi ho detto tutto. Questo anche l'ho preso su internet, è nero con dei filamenti anche un pochino più chiari, tipo bianchi, e mi piace molto, l'ho messo appunto che corre lungo tutta la cucina. E qui per esempio una cosa che non mi piace, con il tempo ecco, mi sono pentita di averla chiesta in questo modo, ma appunto, quando il muratore ha ristrutturato la casa, non sapevo bene, quanto alta sarebbe stata la cucina perché non l'avevo ancora scelta. E lì poi si è andato a creare, vedete, tutto questo spazio dove in realtà poi ci si annida la polvere, mentre in realtà sarebbe stato ottimale fare questa parte dove ci passa la cappa e va fuori, farla più bassa, e quindi se l'avesse fatta proprio a filo della cucina, dei pensili, non si sarebbe andata a creare nessuna polvere, però queste sono cose che si scoprono poi vivendo la casa e arredandola successivamente. Comunque, poi qua ho deciso di mettere il divano perché così almeno c'è proprio una bella vista sul giardino, magari mi posso mettere qua a leggere un libro, oppure quando ci mettiamo a guardare la televisione, che si può avvicinare e direzionare a seconda se state al tavolo oppure sopra il divano. Anche in queste pareti sono andata a mettere varie cornici, quindi ora se rimettiamo la televisione al muro, attaccata al muro. Ok, fatto, mi allontano. Vedete lì appunto ho messo questa mensola che ho preso da Leroy Merlin ed è super sottile, mi piace tantissimo. Vedete quanto è sottile e è in ferro. Questa candela, tra l'altro, è buonissima, è di The Bath and Body Works, ha un profumo buonissimo, un po' di libri, il quadretto del Saguaro National Park in America, un po' di foto con i miei nonni che non ci sono più, poi vabbè, gli ho messo una piantina finta di IKEA, così cadente che fa un po' di colore, e poi lì un po' di foto dei miei nipoti quando erano piccoli.
Qua sotto c'è un mobiletto che ho preso da Ikea, dove tenevo molte più bottiglie. In realtà adesso vedete ci sono solamente due bottiglie, tenevo vari liquori amari, però li abbiamo portati giù in Puglia. E lì c'è la soundbar e poi nulla, un po' di scatoline. Questo mi piace tantissimo, me l'ha regalato mio padre ed è un portabottiglia, vedete, mettete la bottiglia di vino. È molto carino e anche quella scatola ci sono super affezionata, l'avevo presa in Scozia ed è bellissima. A me piacciono tantissimo le scatole così colorate da tenere in giro per casa. Questa è vuota e era sì una confezione con dei biscottini. Visto che adesso c'è questa bella illuminazione proveniente dalla porta finestra alle mie spalle, vi faccio vedere il divano, che così non siamo contro luce. Il tappeto, calcolate che non è effettivamente di questo colore che voi vedete, perché sembra in telecamera un pochino più verdino. Vi assicuro che è un bellissimo color salvia con una punta di blu, che quindi lo rende non verde ma tipo un pochino anche leggermente azzurro, non lo so descrivere, ma comunque non è verde come lo vedete voi. E il divano è di Ikea, della linea Vimle, credo si chiami Vimle, qualcosa del genere. Lì avevo altri cuscini che però ho portato giù in Puglia. Quella è la copertina che vi dicevo, vabbè, che l'avevo presa tipo da Lidl, però mi piaceva molto, stava bene qua con questi colori. E quello invece è un cuscino che ho preso da Maison du Monde e mi piace molto perché appunto riprende questo color salvia, anche se vedete che non è proprio perfettamente uguale in videocamera, mentre vi assicuro che dal vivo sì, lo è uguale. E nulla, questo divano inizialmente non era di questo colore e ora vi metterò qua una foto proprio perché io mi ero ispirata ad Instagram e a questo bianco che andava tanto di moda e che va di moda anche tuttora, e quindi avevo fatto le pareti bianche, il divano molto molto chiaro, ma io lì non mi sentivo proprio a mio agio. Quindi alla fine ho deciso di investire un bel po' di soldi perché comunque costa parecchio comprare di nuovo una fodera di un altro colore e però mettere un grigio che comunque ecco, mi piace molto di più come colorazione e pur rimanendo freddo come colore però mi sembra che, non lo so, riempia un pochino più l'ambiente e lo scaldi essendo scuro. Invece, per quanto riguarda quest'altra parete qui, ora credo che mi metterò da quest'altra parte. Allora, questo qui, anche se ho una foto, vi metto varie foto di quello che avevo messo in questo spazio inizialmente. Calcolate che, appunto, come vi ho detto, quella per me potrebbe proprio sparire. Qui potrebbe esserci il nulla, cioè semplicemente il muro di questo colore, e qua ci potrebbe essere la porta. Rimarrebbe tutto molto più pulito, però vabbè, adesso ci ho messo quella cosa e rimarrà lì. Però questo spazio ho deciso poi di arredarlo in questo modo perché lo vedevo tanto tanto vuoto. Sono andata da Leroy Merlin a prendere le tavole. Questa era una tavola unica che mi sono fatta tagliare in due. Poi sopra, vabbè, sono andata a mettere tutta una serie di ricordi. Adesso vi faccio vedere questa zona qua con il tavolo da pranzo, la libreria e lo specchio. Ve la faccio vedere così e vi faccio vedere com'era inizialmente, come l'avevo arredata un po' di anni fa. Il tavolo che avevo messo era un tavolo di Ikea che mi piace tuttora moltissimo, che però ho portato giù in Puglia a casa del mio fidanzato e lo usa lui nel suo ufficio. Ci ha messo sopra il suo computer, il monitor, insomma tutte le sue cose, mentre le sedie le avevo prese da Sklum. Mi piaceva molto quella tipologia di sedie, però non erano proprio né il tavolo né le sedie che avrei voluto nella casa e soprattutto continuava ad essere tutto tanto bianco. Il
tavolo che poi sono andata a comprare successivamente è questo qua in vetro, è anche allungabile, vedete c'è quest'altro modulo, questi si aprono e esce fuori quest'altro modulo. E questo tavolo è bellissimo e veramente molto molto pesante, tutte queste gambe che vedete sono in ferro ma bello pieno, e il tavolo in totale io l'ho pagato solamente 80 euro. L'ho comprato su Subito, ho trovato questa occasione, veramente a me piace tantissimo, Subito per l'arredamento e Vinted per l'abbigliamento, perché si fanno proprio gli affari. Le sedie anche le ho comprate da una ragazza a Roma, sempre su Subito, lo stesso giorno che sono andata a prendere il tavolo, ma il tavolo l'ho preso a casa di un signore, mentre le sedie le ho prese a casa di una ragazza. Sono veramente ben fatte, sono tipo in una plastica durissima, infatti possono essere anche utilizzate per l'esterno. E la cosa che mi piace molto è che, vedete, sono così arcate qua e sono molto comode quando vi sedete e appoggiate la schiena. E anche queste, mamma mia, sono super pesanti, totalmente fatte in ferro. E poi io sono andata a comprare su Amazon questi calzini per le sedie, che sono fatte, siccome hanno le gambe così, sono molto larghe qui, ma strette poi, vedete, poco profonde, non ci sarebbero stati quei gommini sotto, e quindi sono andata a comprare questi calzini, ecco, per le sedie, che rimangono in feltro sotto e sono veramente molto comodi e permettono alla sedia di scivolare agevolmente. Mentre per quanto riguarda lo specchio, anche questo si può dire che l'ho proprio progettato io, perché dalle foto che appunto vi ho fatto vedere prima avete visto che c'erano dei quadri, ma la parete era molto vuota, insomma, sono delle belle pareti grandi e non le stavo sfruttando al meglio. E quindi mi è venuta in mente l'idea di mettere un bello specchio, solo che questi specchi fatti così, quindi con queste griglie, costano un botto. Su internet l'ho trovati, che erano parecchio costosi e sinceramente, a parte che non è che mi facevano proprio impazzire, altrimenti volendo ci avrei anche potuto investire dei soldi, ma poi non li trovavo neanche della grandezza che interessava a me, e quindi mi è venuto in mente di farmelo proprio da sola. Vedete qua tutti questi quadrati, sono dei quadrati di vero e proprio specchio che ho comprato da IKEA. Ciascuna confezione ha 4 specchi, quindi 4 di questi, ne ho comprate un po', e poi con mio padre siamo andati a ricreare una sorta di base, che ora voi non vedete perché ho pitturato dello stesso colore della parete, e è venuto proprio un bello specchio fatto su misura, ecco, si può dire. In questa parete poi ho messo la libreria, che prima avete visto stava nella parete dove c'è quel mobile di IKEA, e qua sono andata a mettere tutta una serie di libri, un po' di candele, quel brucia tarte mi piace tantissimo ed è di Yankee Candle, un po' di scatole, di nuovo quelle le ho prese dai cinesi e mi piacciono tantissimo fatte così a pois. E poi nulla, sì, un po' di ricordi. E poi qui ci sono tutta una serie di libri che sono appunto i libri di quando ero piccola io, che ho già messo qua pronti magari per dei futuri figli. Appunto gli leggerò tutti questi libri, e questo l'ho preso di recente da Vinted. In realtà io quando ero piccola ce l'avevo più grande, era proprio grande, ma a quanto pare, boh, avevano fatto anche questa versione più piccola e l'ho preso proprio perché io non lo trovavo più, non so che fine abbia fatto, ma ero innamorata di questa scena disegnata dove ci sono tutte le formichine che fanno entrare la cicala. E cioè, guardate che bello, qui ci sono le formichine che cucinano, cioè bellissimo, perderei proprio intere ore a guardare ogni minimo dettaglio. Qua c'è una pianta finta di IKEA, queste tende a pannello che ho messo anche qui sono molto carine, però sono un pochino scomode, diciamo.
diciamo, soprattutto in estate. Sono comode perché comunque, vedete, si spostano e mi permettono di aprire le ante della finestra. Quindi le stringo tutte insieme quando devo aprire la finestra e poi le riallargo. Il problema è che in estate, quando c'è il vento, si muovono molto e fanno tanto rumore e poi a volte si incastrano dentro alla finestra. Quindi sì, rimangono un pochino scomode, però secondo me con questa tipologia di arredamento che ho scelto ci stavano bene. E devo dire che sono anche abbastanza care, perché non costano poco come magari una semplice tenda con il bastone. Qui fuori c'è il balcone con tutte piantine grasse che erano molto piccole e me le aveva date mio suocero e ora stanno veramente, vedete, quella è aloe e ormai la devo assolutamente travasare perché è diventata grandissima, ma è già stata travasata più volte, quella cresce a dismisura e quindi ogni tanto la devo travasare. Poi lì anche quella piantina ha fatto dei fiorellini, vedete, e vabbè, nulla qua. Queste piante ora devo capire un attimo se lasciarle e ci penserà appunto chi prenderà in affitto la casa oppure toglierle, ma comunque non richiedono manutenzione perché praticamente io non le annaffio quasi mai. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un like, lasciatemi anche un commento se vi va ed iscrivetevi se non siete iscritti. Io adesso vi mando un grosso bacio e ci vediamo poi prestissimo con altri video. Ciao!